Sarà un servizio migliorato quello dei centri estivi educativi del comune di Fano, che accoglie le richieste dei genitori sia per il nido che per l'infanzia, ampliando la flessibilità degli orari di uscita, portandolo fino alle 18. Dal 3 luglio al 4 agosto, infatti, saranno disponibili 40 spazi per il nido presso la struttura del Grillo e 60 per l'infanzia presso la scuola Gallizzi, ai quali ci si può iscrivere dal 13 al 26 aprile con riferimento agli uffici dei servizi educativi di via Vitruvio numero 7. Un servizio rinnovato dunque anche nelle strutture e che grazie alla collaborazione con la cooperativa Labirinto ha ampliato la sua offerta formativa, andando così incontro alle esigenze di tutti i tipi di famiglia. È un servizio rinnovato anche nelle strutture. Ricordiamo che l'anno scorso il Grillo è stato interessato da interventi di ristrutturazione per quasi 100.000 euro ed è soprattutto un servizio che attraverso anche alla collaborazione con la cooperativa Labirinto quest'anno presenterà anche una serie di novità importanti per quelli che sono i contenuti didattici, pedagogici e ludici. Quindi una proposta importante che pensiamo possa essere un buon servizio per le famiglie, soprattutto per le famiglie più giovani della nostra città. Saranno attività in giardino con le costruzioni, attività sul morbido, attività comunque con la natura, riprese nello stesso modo nella scuola dell'infanzia, dove verranno create delle stanze apposite con dei laboratori ad hoc, dove un laboratorio dell'acqua, un laboratorio delle costruzioni, un laboratorio della terra, dove si potranno esercitare con sia la terra ma sia con la creta, ecco, con la semina, i vari aspetti legati agli elementi naturali, perché comunque anche siano variate le attività settimanali delle 5 settimane.